Salve amico, bentornato. Come? Non hai ancora iniziato a seguire la mia nuova avventura e progetto Sognando i Caraibi? Allora, finito di guardare questo video, corri nella descrizione e clicca sui link che trovi di sotto. Ora però, sei qui per il terrore puro. Quindi, iniziamo. Cominciamo con un video caricato dal canale YouTube Supernatural. Nel canale ci sono numerose esplorazioni di vari edifici abbandonati e fatiscenti. Nei video che prenderemo in esame oggi, l'investigatore del paranormale si reca in un vecchio carcere ormai in disuso da decenni, sul quale girano voci di una presunta infestazione. E posso assicurarti che tali voci si dimostreranno fondate molto presto. Dopo pochi minuti, l'uomo arriva in un'area della prigione che l'affascina. C'è un lungo e stretto corridoio con una scala sulla sua sinistra. Il silenzio è assoluto, si potrebbe persino sentire il ronzio di una mosca che vola a metri di distanza. Ed improvvisamente, qualcosa coglie l'uomo di sorpresa. Un vecchio telefono, presente all'interno della struttura, inizia a squillare, regalando un forte spavento al ragazzo. Il quale però non demorde, decidendo di proseguire lungo il corridoio. E a quel punto cattura qualcosa di inquietante, ma diamo un'occhiata più attenta. Ehi? Sei io? Wu cong ni ma sei? C'è? Lo youtuber dimostra dei nervi d'acciaio ed è per nulla spaventato, proseguendo dritto per la sua strada, deciso a documentare ciò che avviene in questa ex prigione. Ma vediamo cos'altro ha catturato. Dopo circa un'ora di esplorazione in solitaria, l'uomo inquadra una porta completamente spalancata, riuscendo ad inquadrare qualcosa di terrificante. Lo hai visto? Questa entità oscura sembra quasi che voglia farsi notare dal ragazzo, ma quando questi corre verso quella misteriosa figura, quest'ultima scompare senza lasciar traccia. Vediamo se l'investigatore avrà qualche altro incontro con questa entità. È ormai chiaro che quella entità stia perseguitando il ragazzo. Sembra quasi che di volta in volta quella strana figura si avvicini sempre di più all'investigatore, come se con il passare del tempo diventasse più forte. Ma ora vediamo cos'altro è stato registrato. Sì.
我操！啊啊！我操你妈！啊啊啊！我啊啊！我操你妈！啊！我操你妈！我操！哎！啊！La presenza sembrava ormai aver raggiunto il suo intento. Anche se coraggioso, l'investigatore è ormai terrorizzato ed è pronto a lasciare la prigione. L'entità lo lascerà andar via? Beh, scopriamolo. Dopo quest'ultimo terribile spavento, l'investigatore abbandona velocemente la struttura. Chissà cosa sarebbe accaduto se avesse continuato a camminare per la prigione. Dopotutto, quell'entità non sembrava molto amichevole. Chissà se in futuro tornerà in quel luogo e tu invece avresti il coraggio di rimanere tutto solo lì dentro. La prossima clip è stata caricata su YouTube da Short and Shut Up Guy. Nel suo canale ci sono molti filmati nei quali avvengono presunte attività paranormali. Ed anche se il canale è ormai inattivo da diversi anni, ho voluto selezionare un filmato piuttosto inquietante. La clip in questione è un estratto di un video registrato da una telecamera di sicurezza domestica, installata nel corridoio di una casa, e anche se inizialmente tutto appare tranquillo, ben presto degenera rapidamente. È possibile vedere una strana figura che lentamente fa capolino da dietro un armadio. Sembra quasi che quella strana entità si sia accorta della telecamera e lentamente svanisce così come è apparsa. Che dire? Davvero terrificante. Tu non trovi? Il video che segue è stato caricato sul canale YouTube Signs and Signals, nel quale sono presenti numerosi video tutti riguardanti il paranormale. In questo specifico video, il team di investigatori si dirige verso un luogo che si presume sia infestato, conosciuto come la Casa dei Sussurri. L'abitazione, nonostante sia abbandonata da molti anni, risulta comunque in buone condizioni, ma questo non la rende comunque meno inquietante. Per la maggior parte del filmato seguiamo il team che semplicemente esplora la casa stanza per stanza. Tutto è fin troppo tranquillo. Così gli investigatori tentano di mettersi in contatto con qualche entità utilizzando una spirit box. E da quel momento l'indagine inizia a cambiare. What the f***, dude? Where is that coming from? That's from... Is that from upstairs or... I think it's coming from the attic. Did you... Dude, the closet door's closed. I didn't close the closet. Are you sure you didn't close that closet? I didn't close the closet. I swear I didn't close the closet. You're... Dude, up there together and not like falling to pieces. Dude, what the f***, man? How do you know they even play music? Man, you crazy for going in there. What am I so... We can't just run from this. People give us so much for this. I mean, it's pretty cool. I mean, that's pretty cool and all for a fine. Yeah, cool, but not cool at the same time. You know what I'm saying? Come hai potuto sentire? Improvvisamente un carillon inizia a suonare da solo, senza un'apparente ragione. Questo ci porta a pensare che probabilmente qualcuno o qualcosa abbia caricato quel vecchio carillon. È sempre lo stesso oggetto, dopo soli 5 minuti, suona nuovamente, ma questa volta si trova in un altro punto della stanza. Il team capisce che nella casa deve esserci una qualche entità, e poco dopo ne avranno la conferma. Ma diamo un'occhiata. Straight up, bro. That's some... I ain't messing with you. Look, how does that make you in your house? Look, how does that make you in your house? Look, how...
Lo hai visto. E il team non si accorge di aver catturato una misteriosa figura oscura che si trova proprio alle spalle di uno dei ragazzi. Con la strana ombra avvolta dall'oscurità, sembra che stia in agguato. Il gruppo ha fatto bene ad abbandonare quella casa poco dopo. Chissà quale entità hanno disturbato con le loro indagini. Il prossimo filmato è stato caricato su YouTube il 16 febbraio del 2011. Nella breve clip, la donna si trova nella camera del suo coinquilino, il quale era fuori città. Nella descrizione del video, la ragazza dichiara di essere sempre stata scettica circa gli spettri ed il paranormale in generale. Ma dopo aver visto ciò che aveva catturato la telecamera, ha cambiato il suo modo di pensare. E ora, senza ulteriori indugi, vediamo cosa ha visto. Yeah, for Stan. I won't break them. Michelle's getting like really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you soon. Nel filmato si vede Steph mentre è divertita riprende la sua amica Michelle che suona la batteria. Tutto appare tranquillo e nella norma, almeno per i primi secondi. Ma se si osserva l'angolo a destra dell'inquadratura, si nota chiaramente una figura misteriosa, pallida, in piedi nell'armadio che le osserva. Questo filmato spaventerebbe chiunque, costringendolo magari a trasferirsi in un'altra casa. Ma per Steph non è così. Lei ha imparato a conviverci. Dopotutto dice: «Il fatto che ci sia uno spettro nella mia casa non vuol dire che sia lì per ferirmi. O almeno questo è ciò che continua a ripetermi e che mi dà coraggio». Certo, è un bel pensiero, ma io farei comunque molta attenzione. La cosa strana è che il mese dopo, di marzo, nel 2011, Steph non ha più caricato video. Mi auguro che stia bene. E tu saresti in grado di vivere in una casa infestata? Anche la prossima clip è stata caricata nel 2011, e in ottobre precisamente. Possiamo vedere un ragazzo molto giovane che si riprende. Sembra che si stia registrando per una sorta di progetto scolastico. Nella descrizione si legge che ha notato qualcosa di inquietante quando ha riguardato il filmato. Ma vediamo anche noi di cosa si tratta. Go. The biome we chose was the Taiga Border Forest, which is located in Russia, Northern Canada, and... Lo hai visto. Ad una prima occhiata sembra tutto normale. Il ragazzo è felice ed il suo bassotto passeggia allegramente sopra la spalliera del divano spostando le tende. Ma proprio in quel momento è possibile intravedere quell'inquietante volto apparire fuori dalla finestra che sembra spaventare anche il cane. Chi ha caricato il video afferma che quello non può essere il riflesso del cane, proprio perché l'animale velocemente salta giù dal divano. Ad oggi non si sa chi cosa sia quello strano volto che sembra osservare il ragazzo. Tu cosa pensi possa essere? Magari un Bigfoot curioso o qualche altro strano criptide? Il seguente video è stato caricato su YouTube il 28 luglio del 2015. Nella clip i due ragazzi sono inizialmente seduti in veranda e giocano con il loro amico a quattro zampe. Come sempre, all'inizio tutto sembra tranquillo, l'atmosfera è rilassata e gioiosa, fino a che uno dei ragazzi non decide di lanciare la palla un po' più lontano nel giardino. Dopo pochi secondi, qualcosa nelle vicinanze attira l'attenzione di uno dei due, che rapidamente si rende conto che qualcosa o qualcuno li sta osservando. Dude, you see that? No, dude, what the heck is that? No, dude, you see that? Oh my god. Dude, Bryson, tell me you don't see that. No way. What is that? Ellie, come on, come on. I due ragazzi, fortunatamente, sono abbastanza intelligenti ed intuiscono il possibile rischio. Così, assieme al cane, corrono velocemente dentro casa.
Secondo molti che hanno guardato il video, la creatura che appare potrebbe essere un Bigfoot, almeno a giudicarle dalle dimensioni e dalla strana andatura. Magari è lo stesso criptide del video precedente. Per te invece, di cosa si tratta? Fammelo sapere con un commento e come sempre non dimenticare di lasciare mi piace al video e soprattutto corri in descrizione a cliccare sui link del mio nuovo progetto Sognando i Caraibi. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!